Cari amici, buongiorno, buongiorno, scusate se sono in costume a casa, ma non so quello che sta succedendo perché, signori, guardate, vi faccio vedere, guardate qua. Cioè, signori miei, con tutta la tapparella, mi entra il sole che mi sta facendo seccare anche il sotto. Non ho neanche voglia di cucinare, niente, non si cucina. La pasta, ma con la vista, i vapori, l'acqua che bolle, assolutamente no. Per ora ci arrangiamo con panini, col prosciutto, con pomarola. Beh, sì, ho capito. Ti devi stare zitta, ti devi stare quando io parlo con il pubblico, capito? Ti devi stare zitta. Ogni volta che mi va. Non ce l'hai pasta per ora, io non ne ho voglia di cucinare, capisci? Mettiti la pentola tu. Sei tutta fine, ti metti la pentola tu, come ha fatto mai manco un uovo bollito. Allora, signori miei, con questo caldo io parlo con i mariti. Dovete avere considerazioni delle mogli, non li dovete mettere vicino ai fornelli. Ci sono mascole che ci portano melanciane per friille, custo cavolo. Ma voi volete la salute di vostra moglie o volete la melanzana ammottonata? Ditemi voi, signori miei, fate voi una scelta. Non si può così, non si può. Un condizionatore mi manda a frullare a cavola, capito? Vabbè, che so è perché l'abbiamo messo in economia, se no un bullettone che arriva non è normale. Allora dico, a casa mia sto in costume. Vite che c'è già qualche maniaco con binocolo, perché qua è da così, quando vedono cocchi entrano nelle case delle persone. Anche io lo faccio, francamente, questo lo devo dire. Lo faccio pure io, ma c'è uno che io a fa ogni volta c'è fazzola così, duca la un binocolo, significa che sta guardando me, capito? Quindi una a casa sua è priva di camminare per un'ora. È una cosa vergognosa, va bene? È una cosa che veramente non si ci crede. E allora, vabbè, assoppettamone pure sto cavolo. Il prossimo anno assolutamente no. Il prossimo anno mi faccio comprare da mio marito la cella frigorifera, a così quando c'è tutto questo cavolo, bello, mi metto da rincia e nulla mi inquieta, perché io sfaso, i capelli mi cadono, mi cadono i capelli del cavolo. Ora sto cercando una parrucchiera brava, meno male che ora saliamo nell'aereo e già c'è fresco, forse perché per ora ci sono tecnici, capito te? Ma io se chissà nell'aereo in costume. Chi si scandalizza dei passeggeri, ma pure si metteranno un costume. Perché mi hanno detto che c'è possibilità nel viaggio lungo, quello quando andiamo a Torontolo, dice che è lungo sto viaggio, c'è possibilità che un condizionatore si blocca. O capisce? Si blocca. Ora stanno mettendo tutte le cose antiuccello nell'aereo. Perché se tu capita, capighiamo un'uccellata, cariamo, perché le eliche non tengono, capito? Le eliche non tengono, quindi stanno per fare dei controlli e siamo già pronti per partire. Signori miei, equipaggiatevi dal caldo, soprattutto le persone di una certa età, statevi naturalmente al fresco. Capito? Neanche a mare si può andare. Stavo prendendo l'anzolazione io. A mare stavo prendendo l'anzolazione. Neanche poter mettere i piedi per terra nella sabbia, vughe, i piedi là io papole, se dove faccio vedere. L'ugna mi squagliaro. Ma io ho fatto l'ugna con lo smalto. Ho detto, a mare è bello. Su ventolatore chiave che fa rumore. Si sta rompendo quello che si sta rompendo. Sentite? Sta grippando. Sta grippando. Anche perché ha 24 ore che è acceso. Capito? Eccolo qua, ve lo faccio vedere perché c'è qualcuno con cedere, capito? Tutto qua, signori miei. Assurdo, assurdo, veramente. Qui ci sono 40 gradi, 42 gradi. Non so come. Ora io stasera mi voglio a cammare. Stasera mi vado a fare un bagno notturno. Solo che ho paura dei pescioline. Hai capito se due mamuzze? Perché il pesciolino, quando una si fa il bagno di sera, dice che fa che santa all'acqua, ci disturba a noi e ci sono dei pesci che acchianano risulta. Puppute e pezzoliano da sutta. Infatti io certe volte faccio una così, salto un tall'aria. Si chiamano pesci vastasi.
Sono i pesci, basta. I pesci sono tanti tipi, pesce gatto, pesce questo, pesce quello. Questi sono i pesci, basta. Se ci dico taglia pure i pesci su, basta. Perché mi possono mozzicare il piede, mi possono mozzicare il braccio. Ma che c'entra che mi va a mozzicare da sotto? Vale, fate sto coso, vale, fate il costume pure da Samara, dico quantomeno se ti metti il costume, che c'entra con sto pozzi l'avanza capare un mascolo. Levate il luca, un ti vinnero le cose, si mette l'assorbente col costume dentro, un ti vinnero le cose. Non te lo compro quello piccolo, che cosa sai, lo capisci, se tu vuoi, chi ti danno? I pannoloni, ma non l'ho capito io. Ora magari ci spendo se che ce l'hai. Vai a levarti tutte cose, mettiti una maglietta sbrigativa, se io mi metto in costume, tu ti metti in costume, se io faccio chisso, tu fai chiedo. Arrivederci a tutte, oggi vediamo cosa mangiare, ma pentola non ne metto.